Buonasera a tutti, passo la parola al segretario del Lattello. Buonasera, sono Federica Angelica, presente, Toti Marco, presente, Ufano Fabio, assente, Cisternino Maurizio, presente, Greta Annalisa, presente, Potenza Sandro, presente, Simone Lima, presente, Dore Giussi, presente, Piazza Melino, presente, Russo Mauro, presente, Roberto Fellini, assente. Grazie segretario. Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Autorizzazione alla costruzione di megaoleodotto di importazione di gas dalla Regione Italia, TAP, partecipazione alla conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge numero 241 del 90, convocata presso il Ministero dello Sviluppo Economico per il 3 dicembre 2014, determinazione. Relazione all'assessore Casciato. Grazie. La questione di oggi, relativamente al progetto TAP, è stata già più volte trattata da questo Consiglio e all'unanimità questo Consiglio ha sempre espresso la posizione di contrarietà al progetto TAP. Quindi oggi che ci chiama a discutere di una particolare procedura del progetto TAP, facciamo una doverosa premessa, e cioè con la delibera del Consiglio Comunale numero 24 del 2013, il Consiglio all'unanimità aveva deliberato di la contrarietà al progetto TAP per una serie di articolate ragioni. I motivi che sommariamente in premessa si intendono richiamare sono relativamente alla inidoneità dell'approdo che si è ritenuto da subito assolutamente inidoneo perché è ricadente in una zona poco antropizzata. Sappiamo che le zone interessate vedono dune, falesi, tartarughe, folla macchia mediterranea, pineta, presenza di tartarughe e caretta caretta. Ci sono anche contesti ambientali che sono oggetto di tutela del nuovo PPTRR adottato di recente, in particolare terrieri costieri, aree di notevole interesse pubblico, cordoni dunali, tutte circostanze che in definitiva non ammettono espressamente la possibilità di approdo di questi metadotti. L'approdo insiste anche ad una breve distanza dalla presenza di siti di interesse naturalistico e storico come le Cesine, il parco archeologico di Roca Vecchia, eccetera. Altro motivo importantissimo ed essenziale è stato quello di rilevare l'inidoneità della ubicazione della centrale di depressurizzazione prevista dal progetto. Come sappiamo, essa è prevista a brevissima distanza dal centro abitato di Menendugno. Inoltre, il posto in cui dovrebbe nascere effettivamente non è assolutamente raggiunto dalle sovrastrutture necessarie alla stessa centrale, sicché quello che dovrebbe essere oggetto del progetto TAP, che già di per sé non è assolutamente compatibile, si immagina poi debba essere ulteriormente appesantito da nuove strutture che altro non fanno che ledere ulteriormente la zona stessa. Stiamo parlando di eventuali ulteriori apporti, per esempio per portare l'energia elettrica sufficiente fino a 20 MW richiesta dalla centrale stessa, e di altre strutture che effettivamente si sa che sicuramente nasceranno, ma delle quali nulla è detto, per esempio riguardo alla fornitura di acqua necessaria
alla centrale perché si possa nella vetta centrale ridurre la pressione del gas in arrivo da 143 di pressione a 75. Ecco, tutte queste circostanze sicuramente lasciano prevedere che non solo della, diciamo, centrale del progetto si deve parlare, ma anche di tutto ciò che dovrà stare a corredo della stessa. Inoltre c'è anche il discorso di non poco rilievo che incide sulla salute dei cittadini, per quanto diremo fra un attimo, ma anche qui è bene anticipare. Ci saranno emissioni rinvenienti dalla centrale di depressurizzazione, in ordine alle quali poco si sa, perché poco è stato detto, ma che sicuramente moltissimo peso e conseguenze negative avranno su tutti noi. Quindi, sempre nella delibera del 2013, all'unanimità si era conclusa la insostenibilità del progetto stesso. Oltre a queste ragioni, che non sono di poco momento, tuttavia, c'è anche da rilevare, è stato rilevato, che il progetto stesso era lacunoso, perché parziale, perché mancava, ad esempio, di un'altra parte del progetto che in una con il progetto TAP dovrà costituire un tutt'uno. Ebbene, quella parte invece non è stata messa a disposizione perché manca, sicché ci si trova ancora oggi, ancora dopo tante contestazioni e rilievi fatte sul punto, a trattare di un progetto che manca di una parte considerevole, cioè di 53 km di percorso che dovranno portare il gas da Melendugno a Mesagne e della quale opera nulla si sa. Questo già basterebbe a dire che stiamo parlando di un progetto che non ci può lasciare tranquilli e non ci può chiamare ad esprimerci in maniera corretta e coerente, perché siamo in difficoltà in quanto non sappiamo di che cosa effettivamente stiamo parlando. Non abbiamo da esaminare e da far valutare il progetto nella sua interezza, cosa che contravviene a tutte le regole di diritto positivo della nostra società. Detto ciò, che come già detto sono le premesse e i contenuti della delibera del 2013, questa amministrazione, forte del supporto dell'unanimità espressa da questo consesso, si è fatto carico di approfondire, studiare, dare gli apporti di competenza necessari per portare avanti questa causa di contrarietà al progetto TAP. E quindi nel 2013 è stata deliberata la costituzione di una commissione di studio sul progetto ad opera di persone competenti, di professionisti di valenza riconosciuta da tutti, che per lo più volontariamente e con grande generosità hanno sposato la causa, hanno approfondito per quanto possibile e con i tempi stretti sempre messi a loro disposizione il progetto TAP e la questione dello stesso. Il contributo che la Commissione ha dato per gli approfondimenti tecnici necessari da portare a chi di competenza era chiamato a dare, diciamo, i propri pareri, sono stati messi a disposizione. È stato fatto un controrapporto approfondito e articolato che doveva essere esaminato dalla commissione chiamata ad esprimersi per la concessione di via. Ebbene, che cosa è successo? È successo che abbiamo avuto questa situazione. Gli enti chiamati ad esprimersi
sulla via, sulla base, eccetera, si sono trovati su due posizioni diverse, ovvero la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale del Ministero dell'Ambiente, in data 29/8/2014, ha emesso parere favorevole di compatibilità ambientale del progetto, subordinandolo a 58 prescrizioni. Sul fronte opposto, esprimendo parere tecnico negativo al progetto, si è espressa con parere del 9 del settembre 2014 la Direzione Generale per il Paesaggio. A questo punto della procedura, essendosi verificati questa situazione, cioè pareri contrastanti, occorreva superare lo stallo che la procedura si trovava ad affrontare. Quando si verifica tale condizione, ovvero che c'è un ministero che dice parere positivo e un ministero che dà parere negativo, gioco forza che si debba trovare la soluzione. Le norme del nostro codice, della nostra società, hanno risolto questo problema praticamente mandando la questione ad un terzo, ad un arbitro, diciamo così. Quando c'è il contrasto tra ministeri, dice la legge del 1988 numero 400, si demanda al Presidente del Consiglio, e per lui al Consiglio dei Ministri, che opportunamente valuta l'una e l'altra posizione e decide quale delle due preferire. Così è stato. Il Consiglio dei Ministri, nella riunione dell'11/9/2014, ha deliberato di fare propria la posizione del Ministero dell'Ambiente entro i limiti e con il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale via VAS, con il parere del 29/8/2014, ovvero trovandosi davanti ad un parere negativo e ad un parere positivo, ha deciso di preferire il parere positivo all'opera proveniente dal Ministero dell'Ambiente, come detto. Sicché il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha adottato il decreto di compatibilità ambientale numero 223 dell'11 settembre 2014, positivo, con numerosissime prescrizioni. In particolare, 58 prescrizioni, molte delle quali ripartite in altre sub-prescrizioni, come elencate nell'articolo 1, sezione A dello stesso decreto, che vi dico è lungo 68 pagine, e altre numero 8 prescrizioni indicate nell'articolo 1, sezione B del detto decreto ministeriale. Naturalmente, ciò è stato fatto previa appunto la delibera del Consiglio dei Ministri dell'11/9/2014, che trovandosi a scegliere fra l'una e l'altra posizione, ha preferito la posizione del Ministero dell'Ambiente. Stiamo parlando dell'epoca in cui, proprio il giorno dopo, il nostro sindaco è andato a parlare davanti a Renzi a Bari. Quindi è storia abbastanza recente, storia che tutti più o meno dovremmo sapere, ma che effettivamente è un pochino tecnica, è un pochino difficile. E spero che in qualche maniera io possa fare chiarezza su questo punto. Il decreto di cui parliamo dunque è un passaggio purtroppo importante, molto importante nel procedimento del progetto TAP. Perché in definitiva ha dato l'input al prosieguo della procedura.
proseguo della procedura che ovviamente doveva vertere verso l'inizio di un nuovo procedimento, e cioè quello relativo ad acquisire l'autorizzazione unica del progetto. E siamo al dunque, siamo ad oggi, siamo al punto, all'ordine del giorno che ci vede oggi discutere di questo. E cioè, con nota del 29/10/2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha quindi dato input al procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e quindi ha inviato una nota a ben 27 destinatari, tutti gli enti, cioè interessati a questa opera, incluso il comune di Melendugno, perché ha attivato la procedura seguente: metanodotto di importazione di gas dall'Albania all'Italia, autorizzazione alla costruzione con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità ex DPR 96/2001 numero 327, richiesta pareri. Oggi infatti ci troviamo a discutere di questa richiesta, di questo avvio del procedimento destinato a conseguire l'autorizzazione alla costruzione del progetto TAP. In particolare la nota indica che essa deriva ed è finalizzata ai sensi dell'articolo 52 quinques commi 2 e 5, poi vi vedremo che dicono, del DPR 2001, l'autorizzazione richiesta dalla società TAP, che dovrà essere rilasciata di intesa con la Regione Puglia, comprende anche la dichiarazione di pubblica utilità, la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale, la posizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati e la variazione degli strumenti urbanistici fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. L'autorizzazione che tende ad ottenere questa procedura sostituisce anche ai fini urbanistici ed edilizi ogni altra autorizzazione, concessione, comunque denominati, costituendo titolo per costruire. Il provvedimento comprende l'approvazione del progetto definitivo e determina l'avvio del procedimento di esproprio. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 241 del 90, in caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il sovrintendente si esprime in via definitiva in sede di conferenza dei servizi in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza. In particolare, ci dice la nota, il comune interessato, siamo noi, si esprimerà con delibera del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo del 2000. Ecco quindi lo scopo di questo punto all'ordine del giorno. Il Consiglio si deve esprimere dando parere in ordine all'opera progetto TAP. La convocazione è stata fissata per il prossimo 3 dicembre 2014 alle 10 presso il Ministero, sala commissioni, settimo piano. Lì dovrà andare il sindaco o il delegato, ma sicuramente in questo caso il sindaco, ad esprimere la volontà dell'amministrazione. A questo punto, fatte tutte queste premesse, le precisazioni e detto lo scopo per il quale ci troviamo ancora oggi a trattare di questo problema, anche se in un segmento particolare, e cioè in questo segmento che vede l'avvio del procedimento per l'autorizzazione unica, dobbiamo
precisare delle cose. E cioè, dicevo prima del decreto dell'11 settembre 2014 con il quale è stato concesso il via richiesto alla progetto TAP, occorre questa amministrazione, approfondendo il problema, valutando gli atti, ha ritenuto fondatamente e con motivi che tra un po' saranno anche espressi, di percorrere la via della impugnazione del decreto detto del decreto 11/9/2014 e quindi di fare ricorso avanti al TAR del Lazio per impugnare il decreto di contabilità di compatibilità ambientale numero 223 dell'11/9/2014, quello cioè positivo con prescrizioni, che aveva risolto la questione dei pareri contrari preferendo il parere del Ministero dell'Ambiente e quindi risolvendo così la situazione. Ma nel frattempo c'è da precisare, tecnicamente il passaggio è abbastanza complesso ma tendo a semplificare, la Regione Puglia con due note del gennaio e del marzo del 2014 aveva fatto presente che questa opera, così almeno come era, come è progettata, deve ritenersi assoggettata alla cosiddetta legge Seveso, e cioè la legge sui rischi di incidente rilevante, che chiama a espletare, ad applicare determinati passaggi obbligatori, tra i quali, per esempio, il rilascio del nulla osta di fattibilità, che nel caso della Regione Puglia deve essere emanato dalla Regione Puglia stessa, in una di concerto con gli enti statali, per la legge regionale Puglia del 2008, la numero 6, una legge importante che dà effettivamente competenza specifica alla Regione Puglia per il rilascio del nulla osta di fattibilità per le opere che richiedano l'assoggettamento alla normativa Seveso, cosiddetta Seveso. Questo passaggio è importante perché capire e comprendere se si tratta di opere assoggettate alla disciplina Seveso comporta per chiunque il diritto di sapere di cosa stiamo parlando, e cioè se si tratta di opere che comportano rischi tanto importanti da dover richiedere l'espletamento di procedure particolari prima di dare l'assenso, prima che venga data l'autorizzazione. E questo è uno dei punti importanti, e cioè per la legge regionale Puglia numero 6 del 2008 il nulla osta di fattibilità deve essere rilasciato prima del rilascio della via. In questo caso invece così non è stato. Perché? Perché con il decreto ministeriale detto di autorizzazione alla via è stata comunque concessa la via ad un progetto in ordine al quale il problema del rilascio del nulla osta di fattibilità è stato spostato, anziché precedere come doverosamente e necessariamente doveva essere, è stato posticipato.
La prescrizione numero 13, mi pare, del decreto ministeriale impugnato da questa amministrazione, prescrive infatti che esso sia rilasciato prima dell'autorizzazione finale. Ma ovviamente questo non ci tranquillizza e soprattutto non risponde, secondo l'amministrazione, al dettato della legge. Sicché, al mezzo di un ricorso notificato agli enti di competenza, è stato proposto appunto l'impugnazione avverso il decreto di compatibilità ambientale. I motivi, come detto, sono molti: prima di tutto la parzialità del progetto, che ancora ad oggi non considera tutto il tratto finale da Melendugno in avanti, e poi la violazione del principio della certezza temporale dell'azione amministrativa, perché questo progetto si è aperto ed è stato prorogato infinitamente, e poi soprattutto il problema che ad oggi ancora non è stato risolto, e cioè dell'assoggettamento oppure no alla direttiva SESO della opera di cui stiamo parlando. E badiamo che, come è evidente, occorre che invece sia assolutamente fatta chiarezza su tale punto, cioè occorre che la gente sappia, che noi sappiamo, se potremo doverci trovare con un'opera che comporta rischi rilevanti. E poi di che genere? Proprio in funzione di questi contenziosi che sono stati quindi attivati, proposti, noi riteniamo che non si possa ragionevolmente andare oltre se prima non si fa chiarezza sul punto, su questa obbligatoria premessa. E quindi con il ricorso che è stato proposto avverso il decreto ministeriale, si è chiesta la sospensiva del decreto ministeriale stesso. Naturalmente ad oggi non abbiamo ancora fissata l'udienza, e di conseguenza dobbiamo comunque rispondere a quanto siamo chiamati con la nota del Ministero dello Sviluppo. E cioè, ritornando all'ordine del giorno, questo comune comunque si dovrà esprimere, dovrà dare un parere, perché la norma dell'articolo 52, secondo 2, dice che comunque siamo tenuti a dare un parere, perché diversamente, se non lo dessimo, si potrebbe anche prescindere dal nostro parere. Passati 30 giorni, si dice, si ha per acquisito il parere. Ma noi invece non vogliamo che si tolga spazio alla nostra espressione, e quindi ci troviamo qui, siamo chiamati ad autorizzare il sindaco ad esprimere la volontà di questo consiglio, che sicuramente non mancherà di, mi auguro, essere unanimemente convinto nelle conclusioni anche delle altre delibere. Quindi, per tirare le fila di questa relazione un pochino complicata, ma insomma necessaria, la proposta di delibera attiene a queste conclusioni, e cioè si chiede di incaricare il sindaco di esprimere e confermare la posizione di contrarietà al progetto di cui trattasi, per quanto di competenza di questo ente, per le motivazioni della deliberazione del Consiglio Comunale numero 24 del 2013, e che si
ritengono valide ad ogni effetto. Conferenza dei servizi del prossimo 3 dicembre, questa conclusione, e cioè comunque di richiedere la revoca degli atti relativi alla convocazione della suddetta conferenza dei servizi per i rilievi contenuti nel ricorso al TAR Lazio, promosso per l'annullamento del decreto numero 2223 dell'11/9/2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché per l'annullamento di ogni atto presupposto connesso e conseguenziale, con richiesta di sospensione cautelare, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale numero 139 del 2014 per i rilievi già detti e soprattutto per l'omessa applicazione della cosiddetta direttiva SEESO sui pericoli di incidenti rilevanti di cui al decreto legislativo numero 334 del 99, tenuto conto che la procedura SEESO è e deve rimanere un presupposto della valutazione di impatto ambientale, che la Regione Puglia, ente competente al rilascio del nulla osta, ai sensi della richiamata normativa, ha ritenuto l'infrastruttura TAP da assoggettare alla disciplina SEESO e che l'orientamento regionale è ad oggi integralmente esecutivo e cogente. E comunque, a chiedere la revoca del procedimento di autorizzazione, perché ad oggi ancora manca il relativo nulla osta di fattibilità, che anche per le famose prescrizioni del decreto stesso deve comunque potersi ottenere. Quindi di richiedere il rinvio della conferenza dei servizi, sia al fine di attendere l'esito dei contenziosi in atto, relativi sia al Comune sia alla Regione Puglia, e dell'eventuale individuazione della corretta procedura da adottare in caso della denegata ipotesi di realizzazione dell'infrastruttura di cui trattasi nel territorio di Melendugno. È successo che questo è quanto contenuto nella proposta di delibera che era agli atti, ma che è stata predisposta qualche giorno fa. Ieri, siccome la Commissione per il Paesaggio ha potuto riunirsi e quindi ha potuto esprimere il proprio parere, abbiamo anche avuto espressamente il parere negativo della Commissione locale per il Paesaggio e quindi, stante l'acquisizione di questo parere, si chiede che venga inserito un emendamento e che nella conclusione nelle conclusioni della proposta di delibera venga aggiunto anche il seguente punto. Adesso lo rileggiamo, però intanto ve lo anticipo, e cioè di autorizzare comunque e in ogni caso ad esprimere parere negativo in ordine al progetto di cui alla presente per tutto quanto in narrativa, nonché giusta il parere negativo reso in data 27/11/2014 dalla Commissione locale per il Paesaggio Unione dei Comuni delle Terme Cattaglie di Roca per i motivi in esso contenuti, che integralmente si richiamano quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, conferendo allo stesso sindaco ogni facoltà ad integrare quanto innanzi con ulteriori produzioni, allegazioni, motivazioni, deduzioni, anche in sede di conferenza dei servizi convocata. Questo appunto si è reso necessario proprio perché il parere negativo della Commissione del Paesaggio è stato reso in data di ieri pomeriggio. Per tutto quanto si chiede quindi che sia
tutti a conta la proposta di delibera con le modifiche che non so se verifichiamo adesso. Sì, ma adesso lo faccio così o dopo la discussione, perché c'è anche un errore materiale, uno stato di una parola da inserire, magari non lo leggiamo. Grazie, sono a disposizione se ci sono chiarimenti, perché effettivamente la materia è un pochino complicata, ma che sicuramente prende tutti, perché il progetto DAT è un'opera che riguarda tutti. Grazie Assessore Casciaro. Passo la parola al consigliere Giacomo. Sì, sarò brevissimo, cercherò di stare qui 5 minuti che si usano a dare al Parlamento europeo. Parte la battuta, di questo argomento abbiamo parlato, detto tantissimo, quindi conosciamo più o meno tutti a fondo il problema serio. Noi abbiamo intrapreso come comunità un percorso, quindi electa una via, dicevano i latini, non dato un recurso ad altera, quindi abbiamo intrapreso questa strada, la dobbiamo percorrere ormai sino alla fine. Le anomalie della procedura, del progetto, di tutta la vicenda sono ampiamente note. Sappiamo benissimo che si potrebbe dire tantissimo in merito alle cose che non vanno in questo progetto, ma io mi sono sempre limitato ho lasciato ai tecnici le valutazioni più pregnanti, appunto quelle di carattere più squisitamente tecnico, mi si perdoni l'interazione, ma mi sono limitato come politico a fare delle considerazioni di natura semplicemente politica, e cioè quest'opera non va bene qui, l'ho detto sin dal primo momento, facendo chiaramente anche le deliberazioni del partito di cui faccio parte. Quest'opera non va bene qui perché siamo in una zona vocazione turistica, siamo un paese appunto che vuole fare del turismo il proprio volano di sviluppo, e quest'opera si porrebbe chiaramente in contrasto con questa vocazione. Quest'opera appunto è insostenibile anche dal punto di vista della salute, come è stato giustamente rilevato, anche se su questo punto devo dire che noi fummo i primi, un gruppo di persone fummo i primi, e qualcuno forse ha beccato anche una querela per questo, nel momento in cui ha parlato anche di un possibile attentato alla salute che quest'opera avrebbe potuto creare. Poi dopo molti hanno dato ragione, incluso l'autorevole parere del professor Serralezza, che chiaramente tra l'altro giustamente del suo ruolo, che era un soggetto qualificato in grado di poter esprimere compiutamente meglio di altri queste considerazioni. Quest'opera quindi non va bene per tantissimi motivi, sono stati esaustivamente elencati e spiegati nel contenuto della delibera da parte dell'assessore, e tra l'altro, ripeto, li abbiamo già fatti nostri in altre delibere che abbiamo approvato all'unanimità in Consiglio, dove abbiamo espresso e abbiamo dato tutti il nostro contributo, anche perché le altre precedenti delibere, ricordiamo che sono state risultate frutto di un lavoro condiviso tra maggioranza ed opposizione, anche la materiale stesura. Certamente va ricordato il lavoro indefesso che ha compiuto anche la commissione consiliare, che ha lavorato egregiamente in maniera indefessa e altamente qualificata, contribuendo a fornire delle soluzioni e soprattutto delle discrasie che questo progetto presenta. Certo, io chiudo il mio discorso dicendo che dobbiamo andare fino alla fine, dobbiamo andare avanti, perché chiaramente non vogliamo quest'opera così come è stata presentata nella sua fattispecie concreta, e dobbiamo opporci chiaramente alla sua realizzazione. Ma io mi pongo anche il problema, perché stiamo vedendo che stiamo affrontando tantissime difficoltà, anche la necessità dei continui ricorsi per via giudiziaria sono sicuramente apprezzabili, e stiamo cercando con questo di creare un percorso ad ostacoli. Qualche volta abbiamo avuto
appunto anche torto, non so, malgrado, però siamo convinti, anche attraverso il rilievo che i tecnici giustamente hanno fatto, di poter rendere accoglibili le istanze presentate. Però mi pongo anche il problema del poi. Chiaro che per come è stato presentato questo progetto, per la sua fattibilità, mi riferisco soprattutto anche all'aspetto che riguarda più da vicino la comunità di Melendugno, e cioè l'ubicazione del PRT, praticamente ce l'avremo dentro casa. Ecco, io mi auguro che poi tutti quanti continueremo a portare avanti, non voglio fare chiaramente il cielo del malaugurio, perché mi auguro che usciremo vittoriosi da questa vicenda. Però mi auguro, perché la storia insegna anche che bisogna anche prevedere determinate cose, che non tutto può andare come ci si augura. Io ovviamente auspicando che usciremo vittoriosi da questa vicenda, però è chiaro che se le cose dovessero rimanere così come vengono presentate alla società, mi auguro che andremo avanti fino alla fine anche con le barricate, perché mi sembra che in questo caso dovremo fare un'esigenza primaria di tutta la comunità, quella di tutelare innanzitutto il proprio territorio e la salute dei propri cittadini. Grazie consigliere Giovusa, ci sono altri interventi? Passo la parola al consigliere Russo. Anch'io sarò breve, ma mi permetto di dire qualcosina in più rispetto al collega Marino. So anche che quello che sto per dire potrebbe anche essere facilmente strumentalizzato all'esterno, però noi possiamo metterci i prosciutti agli occhi e far finta di andare avanti così. Stiamo parlando di un'opera importantissima. Dalle premesse fatte nel corpo della delibera, che io voterò, ci mancherebbe altro, si evince la gravità e la difficoltà di tanti problemi che potrebbe portare con sé l'opera, però sappiamo tutti che mentre noi dal 2012, immagino, no? Votiamo in consiglio comunale contro, c'è chi manifesta contro, tutto ciò che si fa contro sembra che per chi ci governa, e non solo, sia invece un qualcosa di positivo, lo vogliamo all'inverso, come se lo percepissero all'inverso. E perciò dico, io sono doppiamente preoccupato, sia per quello che, ripeto, ha elencato l'assessore Basciaro, ma sia per il fatto che l'opera va avanti, le cose vanno avanti. E mentre Emiliano, con tutto il rispetto per Emiliano, viene e dice a Melendugno, come lui, cito anche quelli degli altri partiti, che tutto un tratto si sono svegliati e dicono: caspita, Melendugno, zona del Reggio, perché Melendugno? Ma scusate, no, vogliamo un attimo sviscerare le cose come stanno? Vogliamo dire che questa è un'opera che si parla dal 2010 probabilmente all'esterno del comune di Melendugno, ma è diventata storia nel 2011. Vogliamo dire che nessuno, ma nessuno proprio, a parte qualche fuoriuscito, ma così proprio a passarne, ha parlato della TAP in questi anni. Ora tutto un tratto, quando siamo arrivati alla fine, qua spero per noi che non sia la fine, ma ahimè io penso già che è la fine, mi dispiace dirlo, tutti quanti quelli di sinistra, perché sono in una torre di mare, si schierano contro e dicono tutto e il contrario di tutto, quando anche loro stavano in consiglio regionale già dal 2010. Quelli di centrodestra, idem con Padano, sappiamo tutti che la provincia in più occasioni, consiglieri, presidenti e quant'altro, erano vicini all'argomento TAP, è inutile nascondere. Il governo parla di TAP, il ministro parla di TAP come se tutto fosse già fatto, anzi ci dicono: voi lottate, non vi preoccupate che noi andiamo avanti. Allora io chiudo, perché ovviamente mi rendo conto di essere forse
una voce dal coro che potrebbe essere facilmente per domani mattina dato in pasto ai notati, per esempio, ma non è così. Dico, sindaco, io ti invito a fare quello che stasera deliberiamo, però ti invito anche a porre attenzione all'altra parte, al rovescio della medaglia. Qua sì, potremmo trovarci la TAP approvata, fatta e con tutte le conseguenze, senza poter poi dire neanche una parola in merito a tutto questo. Quindi ti prego, il mio personale pensiero ovviamente, di portare avanti questa battaglia, però di cominciare seriamente anche a pensare alle conseguenze che potrebbero accadere se invece dovesse andare in porto come si dice, insomma, il progetto DAP. Non dico che però bisogna cominciare a pensare di vedere il danno minore eventualmente. È chiaro che noi lavoreremo tutti quanti come abbiamo sempre fatto per scongiurare questo fatto, però io quello che ripeto il mio personale pensiero e vedo invece che probabilmente sarà una battaglia persa, e se la battaglia sarà persa, ahimè, penso che noi vedremo anche le conseguenze. Quindi io invito il sindaco a seguire anche i tavoli istituzionali per vedere un po' se si riesce a trovare qualcosa di diverso rispetto alle battaglie condotte fino ad oggi. Grazie consigliere Giorgosa. Passo la parola al consigliere Ferrino. Sì, mi scuso così per mi arrivo in ritardo, ma per motivi personali della bene. Questo è un argomento naturalmente sul quale è scontatissimo il voto favorevole di tutti noi consiglieri comunali, perché a più riprese abbiamo sempre detto che sulla TAP non c'è maggioranza dell'opposizione. C'è un popolo che vuole difendere la propria terra da queste aggressioni insensate che faranno un danno irreversibile all'economia turistica, all'ambiente, alla stessa salute dei cittadini, cambieranno proprio i condotali, l'identità della nostra terra. Noi siamo in terra di mare, di agricoltura, diventeremo quello che adesso c'era la centrale del carbone, ci diventeremo tra poco, non sarà tra poco la Cacetano, tra poco la Montonello, tra poco il Porto, tra poco Roma, l'area archeologica, sarà la TAP, ci identificheremo con la TAP. Quindi noi, a differenza di ciò che dice Mauro, del pessimismo di Mauro, lo comprendo, io ho il sentore che la TAP non si farà comunque, e spero che sia così, perché forse per l'idea geopolitica, per le nuove forme di approvvigionamento, perché comunque Putin è molto più potente del dittatore a zero, una serie di dinamiche, mi sembra che c'è proprio il settore più ottimista di quello di Mauro Russo, che era dato probabilmente la scelta che abbiamo dato. La politica nazionale potrebbe anche non farsi o farsi in altro modo, ma questo non ci impedisce e non ci esime da lottare fino alla fine. Siamo alla fine, è vero, siamo alla fine di un procedimento, siamo a parte di un procedimento e oggi dobbiamo autorizzare il sindaco a esprimere il parere nella conferenza dei servizi conclusiva, decisoria, conclusiva del procedimento di rilascio dell'autorizzazione di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico. Mi piace sottolineare questo, cioè il Ministero dello Sviluppo Economico, perché molto spesso abbiamo confuso anche le competenze. Abbiamo detto, hanno già deciso perché il Ministero dell'Ambiente ha rilasciato il parere favorevole di via. Quello era soltanto un procedimento, non è il più grande procedimento di conferenza del Ministero dello Sviluppo Economico. A tale proposito, se devo proprio trovare qualcosa su questa delibera, è come se si volesse sempre nascondere ciò che stavo fatto prima. Perché partiamo dalla delibera 24/2013 e non richiamiamo le altre due delibere, come detto Mauro, dal febbraio 2012? E come hanno detto, sono tre volte. Mauro Russo, sindaco facente funzioni, con lui, due
almeno due volte ci siamo espressi contro l'unanimità. Comunque questa testa delibera, la 24 novembre c'è la testa delibera sulla TAR. Perché dico questo? Perché comunque bisogna essere esaustivi, dire tutto fino alla delibera, però non è soltanto una delibera che si viene completata, perché sono state tre consigli. Dico questo perché nella prima l'opposizione, quando la maggioranza chiedeva nomi al Ministero sulle procedure, noi dell'opposizione dicevamo già che la procedura era questo articolo 52 Pinterest. Dicevamo già che era importante sia giuridicamente dal punto di vista del procedurale sia politicamente del ruolo della regione, e se vi ricordate proponemmo anche una proposta di delibera che poi fusa con quella della maggioranza e poi ci portò ad approvare all'unanimità quella prima delibera. Dicevamo che era importante la regione ed oggi noi stiamo in qualche modo completando questi terreni in cui la regione ha un ruolo fondamentale, però mi sembra che arrivando solo oggi o qualche mese fa e non due anni fa a dire pressiamo sulla regione, nonostante quella prima delibera già parlava, parlasse, non mi interessa, non mi sta sentendo bene, insomma, non mi interessa, io devo dire la mia perché comunque bisogna anche fissare certe cose in un certo momento storico. Stiamo parlando di tante due cose che cambierà i connotati delle nostre manine. Perché dico questo? Dico questo perché se noi avessimo, sindaco, politicamente, puntato da subito, come dicevamo noi dell'opposizione, nell'opera di convincimento forte, ma anche di minaccia politica, cioè non venite qua perché non vi vogliamo, vi ricordate, dicevamo anche questo, verso la regione già da quel momento avrebbe potuto agire, non dal punto di vista procedurale, quando viene ricorso, va bene tutto, ma la politica è ciò che può risolvere i grandi problemi. I rapporti politici tra comune, regione e governo, se la regione fosse stata stimolata con forza, anche in modo brusco, cattivo, da parte nostra, saremmo arrivati molto tempo prima, a un anno prima, un anno e mezzo prima da oggi. Cioè all'epoca avrebbe dovuto Vendola, Nicastro, i capigruppo del Partito Democratico, quelli del Partito di Forza Italia, tutti i nostri rappresentanti provinciali avrebbero dovuto dire bene ieri, qua la Puglia è un'altra cosa, lasciate stare la Puglia, non si tocca comunque San Poca. Cerchiamo di capirne prima, di individuare prima politicamente, non nel procedimento oggi, che oggi forse è anche tardi, ma di capire, di decidere prima che San Poca non può essere. E è venuto pure il compagno Giorno, quando doverosamente è venuto a esprimere la solidarietà nei confronti del sito di Mendugno, ma nessuno si è permesso al compagno di Roma di dire presidente del consiglio regionale, cioè colui che deve convocare il consiglio regionale a fare l'ordine del giorno all'epoca, perché qua sa poco, non sa da fare, nessuno si è permesso di dire all'epoca guardare che qua si sta costruendo qualcosa di negativo, di molto negativo. Ora poi va bene, non per meriti nostri, ma perché Vendola si è messo contro il governo di centro-sinistra perché c'è una maggioranza, anzi non è entrato in posizione, e quindi ha bisogno di differenziarsi dal governo nazionale, e perché si avvicinano elezioni regionali, oggi tutti sono diventati paladini notato, tutti paladini notato, però è tardi, ciononostante io per me è importante fare questo. Io spero che la TAP, io non sono uno TAP dovunque, è bene che chi assume questa posizione sia rispettato, perché ripeti, dal punto di vista astratto anch'io sarei uno TAP dovunque, nel senso che per quello che dicevo all'inizio, conosce il gas americano, le nuove dinamiche geopolitiche, i ridottissimi consumi di gas, l'aumento delle fonti di approvvigionamento da energie rinnovabili. Tutto questo mi porta a dire che cavolo stiamo facendo un tubo, sembra che se stiamo comprando una carrozza con 800 quando ci sono i treni che vanno a 800 km all'ora. Però dire, se sono anche rispettoso delle istituzioni, se delle istituzioni internazionali addirittura, e degli stati sovrani, hanno deciso che la TAP si deve fare,
Per carità, non lo condivido per nulla, non ritengo per nulla un'opera strategica adatta che guida altrove, ma sono un consigliere comunale di Melendugno e devo difendere la mia terra. Non è sindrome NIMBY perché Melendugno non ha una vocazione industriale. Se Melendugno fosse Brindisi, io direi prendiamolo, ci sono tanti cassi integrati, ci sono zone eteri ed eteri inquinatissimi, fosse contatto, possiamo anche un domani convertire la centrale a carbone in una centrale a gas, come dice qui lo ha Sergio Blasi, l'hanno preso come un visionario, ma dovrebbe essere questo anche perché c'è un impegno, una legge, qualcosa del 98 che dice questo, che è un'energia deve essere convertita a gas. E là, quindi io, pur non essendo strategico notato dovunque, devo essere realista, devo dire, notato passa poco. Notap che ritorni a Brindisi, lì dove stava prima che una mano la portasse a Melendugno, un norvegese di Roma, forse di Melendugno stesso. Che ritorni lì dove sta, a Brindisi deve ritornare. Ora io cioè, voterò a favore convintamente di questa verità. Però chiedo al sindaco, visto che forse non è quanto nuovo sapere che a me piace Renzi perché comunque è un. Non è un contento, ogni dia, ogni 50 anni una sua persona del genere, non dare solo colpa alla questione. Renzi, a cui viene dato veramente la colpa di tutto, non è che lui arriva, se lo facciamo un trattato, un accordo internazionale fatto di Chioda dagli stati, dice giustamente non si può fare a Genova tutto poter parcare qui perché viene dato da quelle parti. Però mi ha fatto una grande apertura quando si era andati lì a Bari, ha detto trovate un accordo tra di voi che si può cambiare il punto d'approdo. Ora, dopo quella grandissima apertura del Presidente del Consiglio, c'è stato dell'altro, naturalmente sempre apprendendo dai giornali, apprendendo dai social network, mai in un consiglio comunale, mai in una commissione, mai che si viene in consiglio, lo stato dell'arte è questo, stiamo facendo questo, stiamo venendo a Bari, ci stiamo venendo altro, niente. Ma io vorrei sapere dal sindaco a che punto sta questo incontro tra sindaci, se ci sono stati incontri, quanti hanno partecipato, la regia sta facendo la regia di questa cosa. Perché io so che Torchiarolo in diviso potrebbe essere un'alternativa alla cioè dovrebbe ritornare da quello che stava prima. Quindi io vorrei dal sindaco fuori salvo sapere, visto che è la prima occasione in una seduta pubblica in cui si può sapere da parte anche di noi. Come stanno le cose sulle trattative tra i territori per eventualmente trovare un punto di approdo che sia meno impattante e più consono alla impianto industriale, se ci sono delle novità, quali sono queste novità e se la Regione Puglia proporrà un'alternativa oppure si limiterà a dire come è previsto dal 52 Quintus, non mi piace il progetto, vado un tavolo tecnico, un progetto di paritario. In cui siamo tutti insieme e facciamo un progetto di gioco. Però se la Regione Puglia arrivasse alla movimento di noi ci partecipiamo attraverso la persona non so, esprimeremo sicuramente il parere contrario. La Regione Puglia vogliamo sapere cosa sta facendo, se il sindaco ci può dire qualcosa in questo senso, perché il ruolo strategico della Regione, pur essendo la parola finale, l'ultima parola riservata al Ministero, che non è vero, perché se la Regione Puglia dice no, ma è qui il Ministero dello Sviluppo Economico del Consiglio dei Ministri e sarà insieme. Quindi capite quanto diventerà più politica la scelta, non soltanto ministeriale, perché poi la diventerà la politica non può essere questa piaccia. Quindi io questo voglio sapere. Signor parere favorevole alla delibera, come abbiamo fatto sempre, quando abbiamo saputo che qui doveva arrivare al tubo, io non penso a un tubo, ma è qualcosa di molto più grave. E chiedo però contestualmente al sindaco chiarimenti, informazioni, delucidazioni su quello che sta accadendo in ordine agli eventuali approdi alternativi. Grazie consigliere Femmini, passo la parola all'assessore Casciani. Velocissimamente volevo solo rispondere. Intanto noi siamo convinti che tanto non si farà nel giugno anche per il nostro contributo, perché noi forti dell'unanimità raccolta nei precedenti consessi
e soprattutto perché riteniamo che davvero quest'opera non debba farsi in questo comune, per tutte le ragioni che ho sinteticamente detto prima, ma anche per le altre che non sono state incluse e che comunque meriterebbero, ci stiamo attivando veramente. Non c'è il momento in cui questa amministrazione non faccia attenzione a tutto ciò che riguarda questo progetto TAP, perché nulla deve essere tralasciato, nulla di ciò che però è legittimo noi abbiamo intenzione di continuare a fare fattivamente in maniera legittima, non per fare ostruzionismo o per voi contare opere, ma perché effettivamente emerga la irragionevolezza dell'opera, la incompatibilità dell'opera, la inidoneità di questi luoghi, la nostra assoluta mancanza di disponibilità a offrirci vittime di emissioni che non vogliamo. Ecco perché questa opera noi l'abbiamo affrontata e la affrontiamo tutti i giorni e ad ogni occasione, senza fare forse chiacchiere, ma cercando di dare contributo fattivo, perché ogni cosa, ogni procedimento, ogni carta che arriva non vada nel dimenticatoio. Noi riteniamo, io personalmente ritengo, che così si debba operare, perché comunque resta il fatto che siamo espressione istituzionale che purtroppo, per come sono andate le cose, avendo da qualche parte ottenuto che quest'opera sia stata dichiarata strategica, pur riguardandoci in maniera totale, ci ha voluti escludere dal dire la nostra. E invece noi vogliamo dire la nostra portando legittimamente i diritti di ognuno di noi, forti, come dicevo, proprio del fatto che questa volontà è la volontà di ognuno di noi, non c'è né minoranza né maggioranza. Detto questo, proprio per evitare che si strumentalizzi anche in questa sede qualsiasi cosa, volevo precisare che il richiamo all'ultima delibera è un richiamo solo ed esclusivamente funzionale. Era inutile fare una cronistoria che non aveva granché attinenza. L'ultima delibera aveva le motivazioni che potevano servire alla delibera precedente e che servono ancora oggi da portare alla convocazione per il 3 dicembre insieme con tutti gli altri documenti e l'espressione che questa sera si raccoglie. Grazie, non vogliamo assolutamente poi fare le cose tanto per fare o per creare ostacoli a casaccio, perché noi siamo sicuramente ora. Okay. No, perché a un certo punto ho sentito che non si deve procedere con il prosciutto sugli occhi, oppure che si debbano fare le cose per creare un percorso ad ostacoli. Così non è, assicuriamo, tranquillizziamo tutti che così non è. Ma veramente, ma mi lasci prendere la decisione. Grazie, assessore Casciano. Ma non è possibile, io insisto nel, se è possibile, così dico l'emendamento, sono due righe, non una cronistoria, quindi le chiedo due parole, chiamiamo le precedenti delibere, quelle precedenti delibere, le chiamiamo le tutte, cioè infatti ti parla le proprie cose, dice, e correggi molto. No, sarà pacifica, no, bisogna capire le cose, però io non ho detto che parla consigliere Russo, avrà la parola per continuare. Non ci tirate in mezzo delle polemiche, se non perché a me dispiace, non hai capito, però a questo punto mi dispiace, ma non hai capito quello che ho detto, perché io non ho detto che noi abbiamo fatto questa cosa giusto per creare un percorso allo Stato, però probabilmente anche perché non eri presente anche nel precedente consiglio, quando elaboravamo anche una strategia congiuntamente, si era detto che avremmo dovuto fare di tutto per bloccare quest'opera, anche delle cose, tipo anche quella delibera di
Consiglio, tant'è vero che ci sono state annullate dal TAR, che comunque potevano subire il percorso di TAR, che è cosa ben diversa da dire che noi facciamo le cose tanto per fare o per creare un percorso allo Stato. Cerchiamo di capire, anzi cercare di capire le cose prima di rispondere a casa. Grazie Presidente Giunza, passo la parola al Consigliere Potenza. Grazie Presidente, forse c'è stato qualche intendimento, insomma, però io credo che questo tema, su questo argomento, bisogna continuare, non perdere diciamo, la calma, non perdere diciamo, nella posizione che ne segue. E bisogna continuare a operare come abbiamo operato finora. La prima delibera, lo richiamiamo da solo in verità, io tra l'altro avevo pure espresso all'ufficio, diciamo, di inserire queste altre delibere, non è stato dato seguito. La prima delibera è del 29 febbraio 2012. Ricordiamo benissimo quella delibera che venne fatta, diciamo, l'abbiamo ricordato altre volte, a 6 mani, con il sottoscritto, consigliere Benigni e consigliere Giacusa, diciamo, dietro in quella stanza dei vigili urbani. Era una delibera scritta dalla maggioranza che venne però integrata, accettata, insomma assemblata, diciamo, e che risultò il frutto dell'unanimità del Consiglio Comunale, prima delibera votata all'unanimità del Consiglio Comunale. Ebbene, da quel momento in poi, mi fa veramente piacere quando succedono queste cose, succedono raramente, purtroppo dovrebbero succedere più spesso, ma quando succedono mi fa veramente piacere dire e ricordare oggi a distanza di 2 anni e mezzo, quasi 3 anni, che tutti i passaggi, tutte le azioni fatte da quel momento in poi, questo Consiglio Comunale l'ha fatto sempre nella piena concordia di tutte le forze politiche, tutti i passaggi delle delibere che sono state prese, sono state votate all'unanimità, anche le azioni di vario genere sono state sempre sostenute dai cittadini, dai movimenti, dalle associazioni e da tutte le forze politiche. Questo mi piace ricordarlo, questo è lo spirito giusto quando si combatte una campagna epocale, una battaglia epocale, come per esempio qua si parla veramente del nostro futuro, del futuro dei nostri figli, della salute dei nostri figli, dell'economia del nostro territorio e di tutto. Lancio questo messaggio. Detto questo, però, devo dire anche un'altra cosa: in 2 anni e mezzo ormai, quasi 3 anni, tutto si può dire tranne che l'amministrazione comunale, ma non solo l'amministrazione comunale, anche altre, diciamo, altri protagonisti, diciamo, altre formazioni sociali, se volete chiamare così, comunità, associazioni, quant'altro, tutto si può dire tranne che sono stati inerti, sono stati fermi. L'appello alla regione è stato fatto ed è stato fatto in continuazione. Voi ricordate il cinema, quell'assemblea che si vede al cinema alla quale parteciparono diversi parlamentari anche di altre forze politiche, diversi consiglieri regionali. Quindi tutto si può dire tranne che questa amministrazione o questo territorio, perché è vero la cosa, non le abbiano provate tutte. La verità è un'altra. La verità è che qui, come qualcuno ha detto giustamente prima, sia da destra sia da sinistra, la regione ha dormito. In questi anni ha dormito, e non ha dormito certamente perché noi non siamo andati, ripeto, non noi in amministrazione comunale, noi nel pugno intero, noi Salento intero, non siamo andati a consigliare, non siamo andati a sollecitare incontri, prese di posizione, rimuovere le delibere, mandare al Consiglio regionale, convocare il Consiglio regionale, fare una mozione, dire la vostra. Se ne sono altamente pregati. Perché? Perché? Sul perché potremmo ragionare 2 ore, ma non è il caso, visto che già stavo dando 9:10 secondi. Voi lo capite bene. La regione è stata il grande assente. Io qui non mi sento nemmeno
su questo tema di dare più di tante colpe al governo, su quale pure ci sarebbe da dare delle belle batoste, e poi spiego perché, soprattutto su quest'ultimo governo. Ma comunque il governo ha preso una posizione, ha detto qual era la sua, noi da solo lo vogliamo e io devo andare avanti, punto. E la regione, e la regione come organo intermedio, e la regione come attore mediatore tra chi sta a Roma e chi sta qua, che doveva assumere un ruolo e chi non l'ha assunto, e che ancora oggi io ho dei seri dubbi che lo stia adempiendo fino in fondo. Vendola, il presidente Vendola. Presidente Vendola, solo due o tre mesi fa, voglio dire, due o tre mesi fa, sicuramente da solo, ha preso l'iniziativa, si è svegliato. I sindaci, il movimento, per carità, iniziativa lodevole, iniziativa che il sindaco Marco Cotti ha sposato in pieno e ha, diciamo, accolto in pieno. Poi non avete saputo niente. Io pure chiedo al sindaco, ma non so se il sindaco ci potrà rispondere, perché il sindaco, per quanto tira avanti la battaglia, e poi non è lui che vende, è la regione che deve. Comunque, se ci dà informazioni non saremo ben lieti. Noi non abbiamo più saputo niente. E questo mi preoccupa. Mi preoccupa perché lo ritengo indice non tanto di una vera volontà di portare a soluzione la questione, poi dirò come si porta a soluzione, no? È ovvio come si porta a soluzione una questione del genere, ma quanto quello di temporeggiare campagna elettorale, di prendere voti quasi senza perderli altrove e via dicendo. Questa è una soluzione, questa faccenda, al punto in cui siamo arrivati, col governo che c'è, decisionista, col punto in cui siamo arrivati, ha un'unica soluzione, poi deve individuare un approdo alternativo. Io apprezzo quello di contatto da chi si batte per il fine altrove. Possibile dovessi, diciamo, ragionare in astratto, accademicamente e non realisticamente, pure io sarei per il fine altrove, perché diversificazione energetica, ma non ci prendono in giro. Non è che i 20 milioni e 20 miliardi di cubi della TAP possono compensare i 60 miliardi di gasi, ma è i numeri. O a meno che quei 20 miliardi non solo sono l'antipasto, cosa che noi abbiamo sempre temuto, perché una volta aperta la porta, poi fa, arriva il portone, arriva tutto. Arriva. Quindi, nel pin altrove va bene, ma non è così. Si risolve soltanto in ambito di una politica. Siamo andati avanti, giocando la regione che dormiva, noi che invece facevamo una nostra battaglia, noi maggioranza, noi opposizione, noi comitati, noi associazioni, noi territori, non sarei che facevamo la nostra battaglia, la regione dormiva. Siamo arrivati al punto quasi finale, perché la conferenza di servizi è quella che dà l'autorizzazione unica, no? Una volta l'autorizzazione unica, abbiamo prima persona, e ci rimane solo da incatenarci agli accetti. E io sono disponibile. Cosa dice? Qual è il punto in cui siamo? Siamo nel punto del comma 5 dell'articolo 52. Quindi, per le infrastrutture, vi do una notizia, questo articolo è stato modificato l'11 novembre 2014, esattamente 17 giorni fa. Questo fa pensare, non è stato modificato per fortuna nelle parti essenziali, quelle che a noi interessano, appunto il comma 5 e il comma 6, è stato modificato in altre parti, però questo mi fa capire dopo quanto si è deciso questo governo, fin dove voglia portare lo scontro, e non si fermerà davanti a niente, a nessuno, che modifica la legge, modifica le carte in tavola. Questo per dire che nel pin altrove non ha molta vita, non ha molta speranza, dobbiamo cercare di dirottare. Cosa dice l'articolo 5? Lui dice che per le infrastrutture minerarie energetiche, lui al comma 2, l'atto conclusivo del procedimento è adottato d'intesa con le regioni interessate. Hanno aggiunto previa acquisizione del parere degli enti locali, dove risiedono infrastrutture, da rendere le regioni la richiesta con si quali paresi interessati. Hanno dato dei termini, hanno contingentato i termini anche per gli enti locali, proprio per evitare, diciamo, che gli enti locali potessero allungare il prodotto. Comma 6. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione, e dovrebbe essere questo il nostro caso, perché a quanto ha annunciato il presidente, il 13 dicembre dirà io nego l'intesa, che era quello che chiedevamo all'inizio, ve lo ricordate?
a proposito di cose, diciamo, non fatte. Sono intesa con la regione, e questo è già un primo successo, perché due anni fa, un anno fa, sei mesi fa, non era la regione che diceva io vengo intesa, ora si sono ricordati, già qualcosa si muove, insomma. Caso di mancata definizione, nel rispetto dei mezzi, si provvede entro i successivi sei mesi a mezzo di un collegio tecnico costituito intesa dal Ministero di Attività Produttive della regione interessata, ad una valutazione, ad una nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa formulata dalla regione di insieme. Bene. Il 3 dicembre il nostro caro amico e compagno Vendola, presidente, dirà io vengo all'intesa, si costituirà questo collegio tecnico che entro sei mesi dovrà valutare. Sei mesi scadono a giugno ci sarà un nuovo presidente regione. Domanda, in questi sei mesi Vendola dirà o non dirà, darà o non darà questa nuova, questa eventuale proposta? Siamo arrivati al, come si dice, al nodo, i petti, i nodi sono venuti al petto. Vendola in sei mesi, oggi per lui o il suo successore, diranno o non diranno, formuleranno o non formuleranno questa ipotesi alternativa, che si chiami Brindisi, che si chiami Doria Rojo, che si chiami San Pietro del Nord, la faranno meno. E io comincio ad avere dei dubbi, Scusate, ma io non voglio pensare male, però il buon Giulio diceva. Pensa al massimo nel mercato, ma spesso ci sono. Allora, la dice o non la dice questa parola? Sto Brindisi, di essere o non di essere? Io non lo so, io comincio ad avere, ma se mi chiede a te, ma sì, lo devo dire, tengo, questi che lo chiederemo, dopo di metterla da lui. Questo è il punto, io comincio ad avere, io comincio a pensare che sia tutta una manfrina elettorale. Il buon Emiliano viene e dice, oh, si affoga, non se ne parla, diremo, lo farà. Quando sarà il nuovo presidente, se lo sarà, lo dirà? Non lo so sinceramente, perché poi se questi non si mettono, e comunque ovviamente bisogna preparare il terreno, perché tu non è che vai, arrivi in conferenza e dici Prince, volevo pure dire, allora si prepara il terreno, si fanno gli incontri, ma non incontri come quelli che sono fatti adesso, incontri più stringenti, più quaglianti. Si prepara il terreno, si concerta una soluzione e dopo si va e si dice Brindisi. Il governo ha detto bene su questa cosa, ha detto che veniamo una delle, secondo me, cose poche cose che non ha detto meno. Al governo gli frega niente se arriva a Brindisi, se arriva a Lecce, se arriva a Sterli. Allora la dice o non la dice, è la regione che si deve muovere. Io ho dei dubbi, sinceramente. Io comincio ad avere dei dubbi. Dopo di questo non ci sarà nulla. Dopo di questo dice, o per mandare il senso, l'opera autorizzata nei successivi 90 giorni, con decreto, vuol dire che nel 2015 abbiamo chiuso la partita, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente già interessato. Cosa vuol dire? Vuol dire che Vendola, che Renzi, di nuovo la Consiglio dei Ministri, faccia la delibera speciale. L'ha fatta per il Ministero dei Beni Culturali, che era in disaccordo con il Ministero dell'Ambiente, e non la fa su questo. La voglia se la fa, è un decisionista. E allora, il tempo sta per scadere. Quindi, io non lo so, dovremmo un attimino cercare di capire quali sono le reali intenzioni, se riusciamo a farli uscire dallo scoperto. Di sicuro, io concludo, noi, tutti noi, non come maggioranza, perché io vado come maggioranza, ma penso che lo stesso vada per gli altri e anche per le forze e le associazioni fuori dalle sconsiglie. Noi abbiamo la coscienza a posto, stiamo facendo e continueremo a fare tutto ciò che è umanamente possibile su questa battaglia. Altro non ci può essere, non ci possiamo ritrovare nulla perché abbiamo fatto veramente tutto quello che era possibile fare. Oggi approviamo, io chiedo, invito tutti, diciamo, alla concordia e al voto favorevole all'unanimità su questa legge, perché diamo un mandato forte al nostro sindaco affinché faccia sentire a Roma tutto il nostro dissenso. Grazie. Grazie, consigliere Lorenzo, passo la parola al sindaco. Grazie Presidente. Io non aggiungerò molte parole a quanto è stato già detto con la relazione dell'assessore Cascina.
agli interventi dei consiglieri di opposizione del capogruppo, perché sono argomenti che conosciamo benissimo. Le novità, ecco, magari conviene rimarcare le novità, le novità sono che mercoledì alle ore 10 al secondo piano del Ministero dello Sviluppo Economico, settimo piano del Ministero dello Sviluppo Economico, verrà insediata la conferenza dei servizi per la concertazione unica ai sensi dell'articolo 52 bis. Articolo 52 bis è stato modificato con il decreto sblocca Italia. Ricordate, a settembre, inizio settembre, fine agosto, fu annunciato dal presidente Renzi lo sblocco Italia per avviare i lavori e far ripartire l'economia in Italia. Una di quelle slide di presidente Renzi era il gasdotto TAP. Questo decreto sblocco Italia ha influito su questo 52 bis, sono 6 punti, una pagina del vento. È stato modificato ulteriormente nel mese di novembre, in sede di conversione del decreto in legge, l'11 novembre, in alcuni punti che hanno l'obiettivo di togliere ancora ostacoli rispetto alla procedura che il 52 quinto si prevede e abbattere ancora di più i termini, cercando di annullare quelle che possono essere opposizioni dal punto di vista paesaggistico, dando agli enti locali competenti, per esempio il comune di Venedutto, che dal punto di vista urbanistico è sicuramente competente rispetto alla proposta avanzata da TAP, di doverlo fare entro 30 giorni questo parere, altrimenti si dà per acquisito. Ecco perché questa delibera portata in consiglio comunale è fortemente motivata dal punto di vista tecnico e anche giuridico, verrà portata alla seduta della conferenza dei servizi. Intanto mettiamo tutto fermo, il comune non fa passare del tempo e poi magari qualcun altro prenderà le decisioni al suo posto, ma intanto esprime da subito il suo parere negativo per le motivazioni che sono espresse in narrativa, che sono espresse nella delibera 24/2013, nelle precedenti delibere. Io ne ricordo ho 3 o 4 delibere, ce n'era una sempre votata all'unanimità che istituiva la commissione comunale per la problematica TAP, una commissione che ha funzionato benissimo. E quando io vado in giro a spiegare i motivi del nostro dissenso, a portare pure le donne di stanza, non per autoreferenzialità come qualcuno pensa, ma perché allargare i confini di Melendugno su questa problematica aiuta Melendugno e aiuta a risolvere questa problematica. Tutti mi dicono: la vostra opposizione a questo gasdotto fatta bene, avete impostato un tipo di opposizione consapevole, competente, non siete quei comitati che gridano no e magari gridano al lupo, come invece tende a fare la società proponente. A proposito, voglio stigmatizzare davanti a questo consiglio, davanti ai cittadini che ci ascoltano, queste iniziative fatte da una società proponente, privata, straniera, che considera ancora una volta i cittadini di Melendugno e del Salento degli allocchi, dei bambini che credono alle favole e che gridano alla paura o istino alla paura i propri cittadini come il lupo cattivo delle favole. Noi rispondiamo ancora una volta a questa società che siamo persone serie, dignitose, competenti e che rischiamo, opponendo tutte le cose che ci sono da opporre in maniera seria e, ripeto, ancora una volta competente. Io non finirò mai di ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte della commissione di studio su questo gasdotto, perché se noi non avessimo avuto quella commissione, la nostra azione e i risultati che sono stati ottenuti non sarebbero stati quelli che abbiamo avuto. Quando abbiamo chiesto giustamente il 27 ottobre con la delibera 24/2013 alla regione di esprimere dissenso rispetto a questa infrastruttura, non era così scontato.
Il nostro controrapporto, presentato il 9 novembre dell'anno scorso al cinema, davanti a tanti cittadini e davanti a tante istituzioni, ha certamente influito sulle decisioni della Regione. Il Comitato Tecnico Via Regionale ha dato parere negativo il 14 gennaio 2014 e lo ha confermato in sede di valutazione impatto ambientale nazionale. La giunta regionale ha fatto proprio questi deliberati dei comitati tecnici e gli ha posto un bollino politico. La giunta regionale che dice no a questa infrastruttura la ritiene incompatibile per diverse motivazioni che sono uguali alle nostre, che possono essere anche diverse motivazioni. Quindi il risultato politico fatto da questo consiglio comunale, dai comitati, dalle associazioni, dalla mobilitazione della gente, dalla importantissima mobilitazione fatta dai consigli comunali del Salento, noi non siamo soli in questa battaglia. Io ho qui un elenco, l'ho trovato nella mia giacca, con tutte le delibere di contrarietà votate dai comuni del Salento, che io ho consegnato al presidente Renzi il giorno della Fiera delle Vacche, e ho il piacere di avere delibera numero 37 del 23-10 del mese scorso del comune di Reverano, contraria al TAP, continuano alla vendita del comune ad arrivare questi attestati di solidarietà verso Melendugno, ma come scelte politiche da parte di tanti consigli comunali, non di referendum, di sentimenti fatti sulla rete, ma delibere di cui hanno discusso su questo punto della giornata e hanno votato contrariamente. E grazie proprio a questa azione che siamo riusciti a fare, non solo noi, ma noi, tutto consiglio comunale, i cittadini, le associazioni, i comitati che ci hanno aiutato, abbiamo ottenuto questi risultati. Non è una cosa facile. Io questo voglio far presente a tutti quando si parla di questa questione. Non pensate che siano bruscolini. Vai a Bari e fagli cambiare idea, vai a Roma e fagli cambiare idea. Se fosse così semplice l'avremmo già fatto. Non è semplice, ci sono logiche internazionali, come è stato ricordato, ci sono logiche nazionali, molto probabilmente ci sono interessi speculativi fortissimi e dobbiamo essere sempre bravi a farlo presente, interessi speculativi fortissimi su questa infrastruttura, interessi speculativi fortissimi su questa infrastruttura, casomai non mi ascolta bene il servizio di sinodipia, e combattere sotto questo punto di vista non è facile. Siamo stati sempre sul punto, grazie al lavoro di tante persone, fino a ieri sera. Ieri sera la Commissione locale per il passaggio ha esaminato migliaia di pagine di progetto che sono arrivati il 20 novembre al comune. Questi hanno uno staff di tecnici, di persone che lavorano sui progetti, sulla comunicazione, dal punto di vista legale, e noi con le nostre forze parte di volontà stiamo tenendo testa a questa multinazionale che ha interessi sul nostro territorio. Continueremo a farlo. Io non voglio, colleghi consiglieri, pensare a limitare il danno, al danno minore, alle compensazioni, al problema del dopo, così come non voglio pensare al problema del prima, a quelli che si concentrano sulla storia di questo progetto. Io sono sulla cronaca, io passo dopo passo, come dice il Presidente del Consiglio, cerchiamo di contrastare quanto stanno facendo, modificando le leggi a loro piacimento. L'ultima era l'11 novembre, l'ultima modifica che ci hanno fatto. Abbiamo fatto dei ricorsi alla TAR Lazio nei riguardi della delibera del decreto di via nazionale. Riteniamo che quel decreto sia illegittimo, sia da annullare, e lo riteniamo per tutta una serie di punti che ha espresso prima l'assessore Casciaro. In particolare sono alcuni punti che sono quelli legati alla sicurezza delle nostre territorie e delle nostre popolazioni. Ultima novità che mi hanno detto ieri, che qui non finiscono mai, che la nuova documentazione per i vigili del fuoco trasmessa al comune il 20 novembre, 7 giorni fa, compreso il sabato e la domenica, dice che le fasce di rispetto di questa infrastruttura che va dal mare fino alla
passa da 20 a 60 metri per lato, 120 metri di fascia di dispetto. Dobbiamo capire che vuol dire fascia di dispetto, perché non so se ci possono essere attività come quella della balneazione su una fascia di dispetto, non so se ci potranno essere un dito o un tendone su una fascia di dispetto. Queste sono favole di chi dice che è soltanto un tubo di 90 cm o sono documenti che c'ha, che dicono i vigili del fuoco. La centrale vicino a Meneduglia, 500 metri, noi riteniamo che sia un impianto a rischio di incidente rilevante. Lo sapete che vuol dire rischio di incidente rilevante? Che nel caso in cui dovesse succedere qualcosa, c'è l'evacuazione della popolazione. Sulle questioni emissioni salute, TAP nelle sue favole, quelle sì, favole e bugie, dice che loro accenderanno 360 ore l'anno. Andate a leggere il decreto di via nazionale, che non dice una parola sui limiti di funzionamento dei canini e delle centrali dell'impianto qui alle porte di Meneduglio. Non un'ora di limitazione, possono lavorare 365 giorni all'anno a ciclo continuo. Altro che emissioni di 92 gazzaglie, come dicono loro. Avremo molte più emissioni. Verrà stravolta dal punto di vista genetico il nostro territorio, ci sarà una mutazione genetica, sulla spiaggia non ci si può andare a fare il bagno, a Meneduglio avremo problemi di sicurezza e problemi di emissioni. La fascia di dispetto da mare fino a Meneduglio, 8,8 km con 120 metri di fascia di dispetto, verrà cambiato stravolto il nostro territorio, ecco perché siamo così determinati a dire no. E poi da Meneduglio fino a Mesagne, cos'altro? C'è qualcuno che ipotizza che i 12 ettari di centrale che adesso stanno nel progetto si aggiungeranno altri 4 ettari con altri sfiati, con altri camini, parte SNAM e poi tutte le fasce di esproprio e le fasce di asserimento fino a Mesagna e poi da Mesagna ancora su. Noi continuiamo a dire no a questo pastotto, io continuo a dire no a qualsiasi discorso del dopo, a qualsiasi discorso di compensazione, perché quando iniziamo a pensare a dopo, cari consiglieri, vuol dire che stiamo iniziando a pensare che quest'opera debba cadere sul nostro territorio. È vero, sono scelte difficili, però ritengo che dobbiamo continuare a mantenere ferma e forte la barra sulla direzione che abbiamo impostato insieme tutti quanti, al di là delle polemiche politiche, delle sfaccettature, ce ne sono tantissime, possiamo fare un dibattito fuori dal Consiglio quando volete su questo punto. Per quanto riguarda la normativa e la procedura in corso e questa paginetta, invito tutti a scaricarsi l'articolo 52 bis del testo unico sull'esproprio, così come aggiornato dal decreto Sblocca Italia. Andremo là a fare battaglia e dalla parte nostra avremo la Regione Puglia, avremo il Ministero dei Beni Paesaggistici e Culturali, come credo confermerà il suo parere negativo, avremo il nostro parere negativo, avremo i Vigili del Fuoco che sono stati messi in difficoltà dalle nostre disfide ad andare avanti su una procedura sbagliata, e se continuano con quella procedura noi li denunceremo perché stanno sottovalutando una cosa gravissima che è la sicurezza delle persone. E io spero che alla fine da questa opposizione nasca qualcosa. C'è la variabile tempo che dobbiamo tenere in conto, che interessa moltissimo alla società proponente e al governo, e la variabile tempo influisce anche su questa procedura. Tanto più noi li faremo perdere tempo, non con le chiacchiere ma con gli atti e con i fatti, tanto più la società inizierà a pensare di ritirare il proprio investimento, come auspica il consigliere Fellini, o dico cambiare approdo, perché forse andare su un approdo che ha tanta opposizione e tanta determinazione si può far perdere molto di quel tempo che loro invece vogliono guadagnare, rispetto a un altro approdo che potrebbe essere condiviso e concertato con i territori e che forse vi farebbe risparmiare molto di quel tempo che è a loro tanto prezioso. Su quell'attività che abbiamo iniziato a fare, perché non abbiamo lavorato solo dicendo no, non a casa mia, no mai. Anch'io ritengo, dopo aver studiato tutte le carte, che questa infrastruttura sia
inutile e non strategica. Per la stenotipia, inutile e non strategica, né per l'Italia né per l'Europa. Dobbiamo essere realisti che al di là dei nostri interessi e delle nostre condizioni ci possono essere altri interessi e altre condizioni di organi competenti. Ecco perché con i sindaci del Salento, alla Fiera delle Mante, ci siamo alzati in piedi con la fascia a protestare al Presidente Renzi, e il Presidente Renzi ci ha accolto e ha detto: io il tubo lo devo far arrivare, datemi voi un'alternativa. Da quel giorno dopo, insieme all'ANCI, Associazione Nazionale Comuni d'Italia, abbiamo chiesto alla Regione di convocarci, abbiamo fatto ben due incontri in Regione con i tecnici della Regione e con i comuni rivieraschi da Brindisi fino a Otranto, tutti. Qualcuno è venuto, qualcuno no, per esempio il comune di Lecce non è mai venuto. E lì abbiamo iniziato a discutere se è possibile avere delle alternative a questa localizzazione, prima politiche che tecniche. Ci siamo dati una regola, in quella comitato che si è andato a formare, è stato presente sempre il presidente Vendola, come l'ingegnere Antonicelli, che è il capo area del Dipartimento Ecologia, il capo di gabinetto, e l'assessore Barbanente, vicepresidente della Regione Puglia. Ci siamo dati una regola, quella del silenzio, perché queste cose su cui si lavora e queste possibilità alternative su cui si deve lavorare devono avere anche, rispettare la regola del silenzio, la regola del rispetto a tutti i territori che possono essere eventualmente interessati. Faccio notare, dopo in comunicazione, il comune di Brindisi più volte, sia in commissione consiliare in Regione che sugli organi di stampa, ha detto: potremmo prendere in considerazione noi l'approdo del gasdotto nella zona industriale di Brindisi, che soffre di tante emergenze, di tante ambientali e di tante criticità. Per dirla una, l'ha visto il sindaco Gonzales, che siamo andati a trovare personalmente anche al comune di Brindisi, che la zona industriale di Brindisi non ha un recapito penale per fognatura pubblica e non ha una rete di fognatura pubblica adeguata. La zona industriale di Brindisi avrebbe bisogno di tanti investimenti infrastrutturali. C'è un'area che è quella della discarica Micorosa, su cui 1,5 milioni di metri cubi di fanghi tossici stanno là sotto, che stanno inquinando la falda e stanno entrando al mare, perché per l'erosione stanno entrando al mare 1,5 milioni di fanghi tossici dell'ex petrolchimico, proprietà Eni, che è anche proprietaria di Snam Rete Gas, ecco come ritornano spesso tutte le cose, su cui si potrebbe intervenire grazie al porto di una società multinazionale straniera che sta qui per fare i suoi interessi, una classe dirigente regionale responsabile che accetta questo tipo di infrastrutture per motivi o di convinzione politica o motivi di opportunità politica, farebbe, richiederebbe a queste società. Ecco, su questo ci sta lavorando, non abbiamo ancora, diciamo, novità al riguardo. Intanto andiamo a Roma, è forte di questo voto unanime, di cui ringrazio tutti i consiglieri. Io rappresenterò la volontà del comune di Melendugno e della maggior parte dei cittadini di Melendugno, di tutti questi comuni del Salento che continuano a deliberare insieme a noi contrarietà alla TAP, e sono speranzoso che questa nostra azione di determinazione alla fine porterà i frutti da noi voluti. Grazie sindaco, se non ci sono altri interventi. Dichiarazione di voto, confermo il mio voto favorevole, e spero che anche senza emendamento si faccia una lieve modifica, richiamando tutte le delibere del Consiglio Comunale che hanno riguardato tanto. Possiamo scrivere questo è il precedente. Posso continuare richiamando anche col numero e con l'anno. Basta richiamare, non diciamo altro. Quanto detto il sindaco Alessandro, sono parzialmente soddisfatto, non solo perché spero che stai calando il progetto di Stato. No, mi piacerebbe sapere se in questi incontri c'è qualche amministrazione che si è chiamata potenzialmente rispondente alla regionale, prima detto la Germania, con quella sede. La sede non vede perché era. Ma non c'era nemmeno prima. Non c'era nemmeno prima. La sede non è potuta intervenire, non perché era contraria, ma perché
questione di comunicazione con l'ANCE, abbiamo un impegno già preso, che fu fatto il presidente. Ormai è questo punto, bisogna sperimentare, cioè la regione arriverà con una proposta alternativa condivisa. La regione andrà a negare la richiesta e questo è un nostro risultato forte. Dopodiché, insieme a raccolti tutti i pareri che non sono finiti, perché i vigili del fuoco sono mancati, ma ci sono delle contenziosi in atto che secondo me devono procrastinare le decisioni finali, come scriviamo la nostra delibera. Secondo me, nei 6 mesi successivi, la Regione potrebbe e dovrebbe cercare di esprimere un sito. Grazie Sindaco, grazie Consigliere Fellini. Prima di passare alla votazione, c'è una lettura degli emendamenti dell'Avvocato. Allora, proposta di emendamento alla deliberazione relativa al punto all'ordine del giorno, mentre soggetto autorizzazione alla costruzione del metodologico di importazione di gas dall'Albania all'Italia tramite anni sui partecipazione alla conferenza dei servizi convocata per il 3/12/2014. Allora, nella narrativa inserire a pagina 4. Nonché il parere urbanistico istruttorio richiamato dal verbale di riunione della commissione medesima, che diciamo, dice sostanzialmente questo. Allora, commissione locale per il paesaggio, dunque si esprime, quindi parere urbanistico istruttorio del 24/11, si esprime parere negativo in quanto trattasi di intervento in contrasto con le norme del punto P e dell'adottato PPTR, in particolare. Con riferimento al punto, componenti botanico vegetazionale, il progetto non rispetta le distanze dal bosco sia relativamente all'ubicazione del pozzo di spinta che per la relativa che per la parte di linea microtunnel, in quanto pericolosa per la sopravvenienza del bosco stesso. Beni naturalistici, il progetto interferisce con le aree di rispetto della palude di Cassano in località San Basilio e potrebbe compromettere l'equilibrio idrogeologico della stessa. Paesaggio rurale diffuso, l'intervento comporta una trasformazione irreversibile del paesaggio agrario e degli interventi architettonici caratterizzanti lo stesso, aperta parentesi, una secco, particolare, eccetera, chiusa, nonché gli alberi secolari di olivo. A riguardo l'intervento di mitigazione proposto produce un nuovo assetto paesaggistico di fatto manipolato e quindi privo di autenticità. Infatti nulla può valere la ripiantumazione di 2000 alberi di olivo o la ricostruzione di muri a secco. Inoltre, la necessità di mantenere una fascia di rispetto nell'ordine inglese di circa 100 metri comporta la creazione di una ferita sensibilmente estesa, incompatibile con la valenza paesaggistica ambientale di tutto il contesto. Corre l'obbligo di evidenziare che detta fascia di rispetto intercetta inglobando aree edificate, ivi compreso il cimitero, con conseguenze sulla programmazione urbanistica consolidata. In riferimento al PPTR, cioè al piano paesaggistico territoriale regionale, il progetto è in contrasto con l'articolo 45 delle norme tecniche di attuazione di riferimento ai territori costieri. Il progetto non affronta il problema locale dell'erosione costiera. Inoltre, gli articoli 45, 56, 62, 63 e 66 vietano espressamente la realizzazione di gasdotti, anche se interrati al di fuori delle sedi stradali esistenti. Questo era il parere che viene richiamato nell'emendamento. Quindi, dice nella narrativa alla pagina 4, rigo 25, aggiungere dopo l'articolo 1 e prima della parola inversione la parola contestata. Va bene? Nella narrativa alla pagina 5, dopo l'ultimo punto 3, il seguente punto, numero 4. Comunque, in ogni caso, ad esprimere parere negativo in ordine al progetto di cui era presente, per tutto quanto in narrativa nonché giusta,
il parere negativo reso in data 27/11/2014 dalla Commissione Locale per il Paesaggio Unione dei Comuni della Regione Cagliari-Roca per i motivi in esso contenuti che integralmente si richiamano quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, conferendo allo stesso sindaco la facoltà di integrare quanti danzi con ulteriori produzioni, allegazioni, motivazioni, deduzioni anche in sede di conferenza dei servizi convocati. Nella parte deliberativa aggiungere il seguente punto, cioè si richiama sostanzialmente quanto detto in premessa e quindi dare la possibilità di richiamare appunto questo parere della commissione locale, dando la possibilità al sindaco di integrare quanto diciamo ritenuto utile in sede di conferenza dei servizi. Grazie segretario, votiamo allora l'emendamento dell'assessore Casciaro. Favorevoli? Favorevoli. Allora in caso possiamo accettare l'emendamento. Votiamo l'emendamento del consigliere Trillina. Favorevoli? Favorevoli? All'unanimità la presente diventa immediatamente.